Salve a tutti ragazzi, qui dal bellissimo centro storico della città di Brema. Come potete vedere alle mie spalle il Rathaus, che se non erro è patrimonio protetto dall'UNESCO. E visto che sono qui, ho pensato di fare un po' questo video confronto tra due città, ovvero la capitale tedesca Berlino, dove attualmente risiedo, e qui la città di Brema. Vediamo quali sono le similitudini e le differenze. Prima similitudine: in tedesco entrambe le città hanno un nome che inizia con la lettera B di Bologna e termina con la lettera N di Novara. Incredibile, ma vero, ma è sempre pur sia una similitudine. Seconda similitudine: entrambe sono delle città-stato e insieme alla città portuale di Amburgo formano le uniche tre città-stato del Deutschland. Berlino è la più grande, poi viene Amburgo ed infine viene appunto Brema. Il terzo punto è un po' una transizione tra similitudini e differenze, ovvero il clima. Entrambe le metropoli sono caratterizzate da un clima alquanto instabile, caratterizzato da una forte presenza del vento, quasi costante, dove appunto, come ho detto in altri video, si può avere quattro stagioni in un giorno, oppure, come è successo ieri qui nella città di Brema, quattro stagioni addirittura in 20 minuti. Le differenze sono le seguenti: mentre Berlino presenta un po' più le caratteristiche di un clima continentale con inverni più freddi, più nevosi, dove ci sono più gelate, un clima più secco, più soleggiato, eccetto oggi come potete vedere, Brema, essendo vicino al Mar del Nord, chiaramente l'oceano ne influenza il clima e dunque abbiamo dei pattern ancora più instabili qui, un vento ancora più forte, ed in confronto alla capitale tedesca c'è anche più la presenza di un cielo grigio, ma come potete vedere oggi è un'eccezione che magari conferma la regola. Passiamo alle differenze. Dal punto di vista estetico le due città sono completamente differenti. Bremen ha più questa caratteristica di una città standard, dove c'è il centro storico cittadino come siamo più abituati in Italia, dove magari l'azione si concentra tutta più nel downtown, ovvero qui nel centro storico, caratterizzato appunto da bellissimi edifici come questi. Berlino, come tutti sappiamo, ha più centri della città, ovvero abbiamo Alexanderplatz, Potsdamer Platz, per esempio Zoologischer Garten, Mercedes-Benz Arena, eccetera eccetera. Dunque veramente i business, le attività, l'azione è più sparsa in giro per la metropoli. Mezzi di trasporto: chiaramente siamo in Germania ed in tutte e due le metropoli troviamo mezzi di trasporto fantastici, incluso Bremen. Brema tuttavia non ha una linea di U-Bahn, ovvero di metropolitane, c'è treni cittadini, ha solamente, tra virgolette, una linea tramviaria, bus, e mi sembra ci sono qualche traghetti qua e là, ma non ne sono sicuro, mentre nella capitale tedesca abbiamo la U-Bahn, metropolitana, S-Bahn, treni cittadini, bus, tram, traghetti, eccetera eccetera. Ma chiaramente Berlino, essendo molto più grande di Brema, in tutte e due le città, comunque sia, questa è una similitudine, secondo me ve la potete cavare tranquillamente senza il possedere un'automobile, un'autovettura. Differenza, un'altra differenza è dal punto di vista varietà paesaggistiche. Mentre Brema è tutta piatta, non c'è una collina neanche se ci tiri una bomba atomica, ma è normale, essendo appunto vicino al Mar del Nord, è più caratterizzato da queste pianure distese. Mentre Berlino, diciamo che qua e là, soprattutto se lo guardate, se osservate la città dall'alto, vedrete che non è proprio piatta Berlino, ma ci sono
è un costante susseguirsi di piccole collinette, dolci collinette, e come ho detto in un altro video, la più alta è appunto sui 120 metri, mi sembra, una roba del genere. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto dai un like, altrimenti dai come sempre un pollice all'ingiù. Iscriviti al canale, attiva la campanellina, commenta qui sotto, fammi sapere cosa ne pensi del tema. Come vedete, un tram dietro a me che sta passando, così la prova che i tram qui ci sono. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.